sondaggio, Vetta è mutata, balzo di Musumeci, sale Cimino. Piff e capo di casa new entry. Reate site? Fint free word prestemesa in plugins. La Vetta rimane immutata con Giovanni Lavia, primo, e Roberto La Galla, secondo, ma nelle immediate retrovie un balzo in avanti, molto significativo, l'hanno compiuto nello Musumeci, che ha raggiunto il 18,7% dei consensi, e Michele Cimino, che si trova al 4,2%. Mentre Musumeci è un candidato strutturato, che non ha certo fatto mistero delle sue ambizioni, il nome di Michele Cimino non è mai uscito allo scoperto, nemmeno dall'interno di Sicilia Futura, dove il deputato regionale milita. Il governatore in carica, Rosario Crocetta, resta sui fondali bassi della classifica con appena 11 preferenza, lo 0,2% dei consensi validi. Quanti votano più di una volta vengono depennati. Altra curiosità, Pietro Grasso. Il presidente del Senato, molto corteggiato dallo schieramento di appartenenza, il PD, e dalla coalizione di centrosinistra, non è affatto in cima ai pensieri dei lettori di Sicilia Informazioni, che gli concedono 91 consensi, pari al 2,0%. Accanto alla casella altro nuovi suggerimenti e qualche riflessione che merita di essere riferita, c'è chi propone un commissario governativo con pieni poteri in Sicilia e chi scrive esplicitamente. Uno di loro, riferendosi all'elenco dei nomi citati nelle cronache politiche e da noi riproposti in chiaro. Fra i nomi nuovi suggeriti ricordiamo Armando Glorioso, Cleo Li Calzi, Giacomo Zegno, Pippo Rau. Due le proposte di personaggi noti, Angelo Capodicasa, ex presidente della regione siciliana, oggi nelle file dei democratici scissionisti, e Piff, regista, autore e attore di film di successo, siciliano di Palermo. Did you find app for Android? You can find new free Android games and apps.